Che siamo dal collettivo, you know? Everything was real cool. Lei mi copre il marchio, lo sa, vero? Sì, che mi copre il marchio lei. È troppo alto. Senta! E il marchio è troppo bello. Quindi. Ah, grazie mille, allora mi metto. Siamo qui con un grande uomo di gusto. Sì, è vero. Siamo con un grande DJ, con un personaggio che conosciamo, che è toscano, ma hai fatto tantissime cose, sia nel mondo della musica, dello spettacolo. Gianluca o Master Sound? Master Sound è il nome d'arte, Gianluca è il nome vero. Allora, ce lo spieghi questo gusto, perché tu sei promotore di questo gusto, no? Sì, io sono l'ideatore, il promotore e proprietario del marchio, del brand, come si suol dire. Una situazione nuova, divertente a Firenze, dove parte dalle 7 di sera con il live, soul, funky, disco, 70, 80, 90 dance, aperitivo qua al disco bar. Dopodiché c'è sopra un ristorante, si chiama Il Gusto al Posto Giusto, dove ci sono gli spettacoli denominati Madame Burlesque, diretti e ideati da Catherine D'Amour, e cena a base di pesce, di carne, a seguire serata danzante con suono io, il mio partner Ivan Iacobucci, e sotto c'è Silvano Piari con musica classic house, sopra con Made Ivan, disco funky soul con Silvano al piano di sotto. Questa è una serata dove è questa location, no? È la location dello Space Electronic. È la location, lo space, se ci ha gentilmente omaggiato, abbiamo preso questo accordo simpatico, divertente. E cioè, il gusto è un marchio, quindi oggi lo troviamo qui, poi domani lo possiamo trovare anche in tour per tutta Italia, insomma. Possiamo trovarlo in tour in tutta Italia, però il mio piacere, il mio essere, il mio volere è stare qui. Anche a Firenze, perché lui è fiorentino. È una delle discoteche più storiche di Firenze, che ancora esiste, ancora è viva, ancora puzza di tante persone e tante bellissime serate, quindi scelto il meglio. Insomma, venite qua e scopritelo. Sì. Andiamo a mangiare prodotto italiano, siate affamati. Allora, vi accompagno a cena. Oh, che bello! Io e te, io te soli? Allora, tutti insieme, peccato. Ma anche io Anastasia. Ah sì, vantaggio. Esattamente. Che bella, vintage, oggi è la serata vintage, vero? Questa, infatti sono in linea con il negozio che sponsorizza la serata, che appunto è vintage, infatti foulard in testa, cravatta al posto della cintura. Ah, bellissimo. Tuo nome? Lucrezia. Lucrezia, andiamo, Lucrezia ci porta al tavolo. Io ho incontrato questa bella ragazza qua al Gusto, questa sera il Gusto, Lisa. Lisa. Lisa, sì, ciao. Lisa, allora mi devi spiegare tutto, Ida. Noi ti conosciamo, abbiamo visto mattina 5, pomeriggio 5, canale 5, tutto 5. La mattina presto 5, insomma. Beh, dove si parla di gossip, diciamo che ci sono. Sono molto orientata verso il gossip. Il gossip, cioè le crei anche gossip? Però. No, mi ci trovo infilata. Qualcosa hai creato? Dai. Assolutamente no, giuro. No, tutta no, roba no. Sana, tutta roba tutta vera, roba giuro. Giuro. Allora, fammi un esempio. Nando Colelli, ormai il mio grandissimo amico, GF11. Niente, una serata tranquilla, io ero con una mia amica, gli ho presentato questa mia amica a Nando e fatto sta che piaceva, insomma, dice l'uomo, la carne è debole. Poi hai fatto qualche altro casino? Il casino 2 anni fa, non voglio fare il nome perché lasciamo perdere, sono una delle ex di un concorrente del Grande Fratello e purtroppo nega di lì, nega di là, siamo andati avanti la bellezza di 4 mesi a raccontare ciò che avevamo fatto, ciò che non avevamo fatto, sempre nel salotto di Barbara D'Urso.
Bene. E ora questa sera sei qua a gusto, lei di Viareggio, è una bellissima ragazza, così, come lo vedete. E stasera avrai un ruolo, stasera, no? Cioè, presenterò la serata, ci saranno svariati artisti, tra cui attori, circensi, ragazzi che gireranno anche tra i tavoli e faranno divertire un po' i nostri clienti a cena. E poi ci sarà la perla della signorina Burlesque. Abbiamo una miss che ci delizierà del suo corpo, sei minuti. Guai. Al piano superiore dello Space Elettronica, questo è un famoso locale di Firenze, che tu sai, questo è un locale famoso di Firenze, e stasera prende questo nome Gusto. Perfetto. E i tuoi gusti? I miei gusti? I miei gusti negli uomini sono... Non ho gusti. Sto diventando assessuata, credimi. Ma allora la trovate su Facebook come il nome? Lisa Tusa. Sarà così la foto, io non lo so. Non è vero, è carinissima, del Capodanno. No, vada a vedere. Allora, in bocca al lupo, ci vediamo. Tra poco ti voglio. Ti riprendiamo la presentazione. Va bene, ciao. Ciao. Sia un 2012 tutti in limousine. Augurio per tutto il 2012. Bene, questo sarà un anno vincente. Tutto il pessimismo. Ma dobbiamo essere ottimisti, come siamo noi, vero? Certamente. Noi che giriamo tutti i locali, non potevamo non riprendere uno dei personaggi che ha fatto la storia del mondo dei locali. Quindi era solo per fare un angolino storico. Lo Space, è lui, lo Space. È Firenze. Lui è Firenze.